Va bene, buongiorno a tutti. Ci sente? Abbastanza. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo oggi il semestre perché siamo contenti finalmente che ricomincino le lezioni, ma iniziamo in particolare il corso di tecniche di programmazione, no? Che ci terrà compagnia per un centinaio di ore mal contate. Allora, vi racconto prima che cosa faremo insieme lungo questo percorso e poi vediamo se riusciamo già a iniziare a sporcarci le mani con qualcosa. Allora, questo è un corso, se non ho sbagliato aula, no? Di tecniche di programmazione per terzo anno dei gestionali, 10 crediti, da cui le 100 ore, e essenzialmente la cosa più importante che dovete di cui dovete prendere nota è l'indirizzo di questo sito, che in realtà è quello che vi avevo già, diciamo così, preannunciato e inviato nella mail la settimana scorsa, così ho cominciato a darvi anche un po' di lavoro in anticipo, perché quando uno finisce gli esami poi si trova, no, con la necessità di fare qualcosa, su cui ci sarà essenzialmente tutto il materiale di riferimento che ci servirà durante il corso. Quindi comprese queste slide, quindi non perdete tempo a ricopiare ciò che vedete qua, no? Sappiamo come regola generale che qualunque cosa passi da qua ve la trovate su quel sito, okay? Impiegate il tempo invece a cercare di capire, ragionarci e magari anche fare domande su quello che invece raccontiamo. Ok, cos'è questo corso? Allora, io mi sono dato, quando ho cominciato a progettare questo corso e qualche anno fa, forse sono già 6 anni fa, qualcosa del genere, mi hanno detto vai a fare un corso di algoritmi per i gestionali. Io mi sono detto bene, ma non voglio assolutamente che sia simile a quello che fanno gli informatici, perché gli obiettivi, diciamo così, formativi di un ingegnere gestionale e quello di un ingegnere informatico sono totalmente diversi, no? E quindi, anziché come fanno appunto i vostri cugini informatici, andare a lavorare all'interno degli algoritmi per creare strutture dati nuove, andando a imparare tutte le problematiche di gestione della memoria, puntatori e cose simili, io qua vi propongo di metterci di lavorare a un livello superiore. Lavorare cercando di ragionare insieme su come si possono affrontare e talvolta risolvere dei problemi realistici, non dico reali, i problemi reali sono troppo difficili, anche per chi lo fa di mestiere, però diamoci dei problemi realistici su cui lavorare e cerchiamo di affrontarli con dei metodi di sviluppo e con degli strumenti di sviluppo che siano magari del 2019 e non del 1980, in termini anche di interfacce, di strumenti, di linguaggi, eccetera, eccetera. Okay? Quindi questi tre slogan, cioè problem solving, real world software e real world problems, sono un pochino le linee guida nel definire quelli che sono gli argomenti che seguiranno. L'obiettivo che mi do è che voi, non so se ci riuscirò o no, ma che voi a distanza, quindi quando andrete in tirocinio, quando andrete a lavorare, eccetera, eccetera, di fronte a qualche domanda, problema, dilemma, no, che incontrerete lavorativamente, consideriate che tra le varie possibili, no, soluzioni, modi di affrontare questo problema, cioè magari applico la metodologia tal dei tali che ho visto su un libro, magari faccio cioè un rito di magia nera così si risolve tutto, cose del genere, tra le varie possibili approcci alla soluzione c'è anche quello informatico. Quindi vado a modellare il problema e costruisco degli algoritmi e dei sistemi, o magari mi faccio aiutare a costruire degli algoritmi e dei sistemi perché magari sono al di fuori della mia portata, però almeno capisco che esiste questa linea che mi permette di andare a trovare soluzioni. Purtroppo quello che scopriremo, con queste paroline real world, purtroppo ci faranno del male, perché ci accorgeremo che anche i problemi che sembrano semplici, sembrano stupidi, in realtà quando applicati su dimensioni, su casistiche reali, in realtà tendono a essere irrisolubili, non tanto per ragioni, diciamo, teoriche, ma per ragioni di tempo, di elaborazione. Quindi ovviamente uno degli aspetti
che ci interesserà molto è anche la fattibilità delle soluzioni, cioè quanto tempo ci mette. Sì, ho scritto un programma che risolve il problema più complicato del mondo, schiaccio run adesso e torno tra 12.000 anni e vedere il risultato, no? Questo è ottimo dal punto di vista teorico, un po' meno dal punto di vista ingegneristico pratico, quindi anche poterci confrontare con quella che tecnicamente chiamiamo complessità, no? Degli algoritmi. Quindi vabbè, io qua ho declinato quelli che sono i principali algoritmi del corso sotto queste tre etichette, non sto a leggerli qua adesso perché sembra quasi leggere delle parole che per ora sono prive di significato e dovremo, no, strada facendo, affrontarle, conoscerle. Ma essenzialmente trovate, ricorre più volte la parola algoritmi, perché essenzialmente di questo si tratta, di fronte a un problema trovare qual è l'approccio migliore alla soluzione, migliore tra quelli ovviamente da noi conosciuti. Troviamo una serie di tecnologie nel secondo box per costruire interfacce grafiche, per interrogare basi di dati, eccetera, che sono tra le tecnologie, diciamo così, usate normalmente anche in ambito professionale. Quindi non, cerchiamo di semplificare il problema, ma non semplificarlo troppo da renderlo riconoscibile o non più applicabile. E quindi, ad esempio, ciò che avete imparato nel corso precedente di base di dati, che essenzialmente hanno impostato un po' come contenuto di base per capire come funziona, che cosa puoi fare, per noi la base di dati sarà uno strumento di base, che ci serve per mettere i dati, interrogarli, gestirli, e quindi applicheremo ciò che avete imparato in quel corso. Avete imparato poco tempo fa un linguaggio Java legato essenzialmente ai meccanismi di programmazione oggetti. Ecco, ad esempio, quando avete imparato programmazione oggetti avete imparato tante caratteristiche in generale della programmazione oggetti, ma poi in particolare del linguaggio Java. Ecco, noi ci chiederemo non tanto che cosa fa la parola chiave extend, ma a che cosa serve, dove la uso, in quale caso mi serve creare una sottoclasse oppure un'interfaccia oppure come combino tra di loro le capacità del linguaggio. Quindi cercheremo sempre di dire, io mi porrò dal punto di vista che voi essenzialmente abbiate già una serie di competenze di base su questi, diciamo così, ingredienti di partenza, e lavoriamo insieme per combinarli non tanto nell'affrontare un esercizietto didattico, ma nel cercare di modellare un problemino semplificato, no? Ma che in qualche modo sia riconducibile a un problema reale. E questo lo faremo anche come strumenti di sviluppo, quindi vi obbligherò a usare gli strumenti che usano normalmente i programmatori per poter gestire lo sviluppo del software, le versioni, eccetera. E questo è poi il metodo di lavoro. Questo è quello che è. Non ultima è questa parola, gradevoli, adesso l'ho già detto essenzialmente, questa parola gradevoli che ho aggiunto in questa slide perché è un po' brutto che voi studiate tanto e poi alla fine, quando arrivate a casa, i vostri amici, fidanzati, fidanzate, vi chiedono cosa fai al Politecnico, voi gli fate vedere una finestra triste, nera, con delle scritte dentro e basta. Dico, ho capito, ma io ho un bambino di 3 anni che gioca con Scratch e fa delle cose più belle di te. Cercheremo anche questo dal punto di vista proprio dell'applicabilità, so che molti o stanno andando o stanno per andare a fare un tirocinio, è anche importante costruire qualcosa che sia usabile, che abbia un minimo di interfaccia, che non sia una vituperata linea di comando o altre cose più o meno astruse. E quindi impareremo anche a fare un po' di queste cose. Ma questo è un po' l'obiettivo. Come ci organizziamo? L'orario lo sapete, spenderemo un po' il tempo in quest'aula, un po' in quella a fianco, e parecchio tempo in laboratorio. Quindi in questo corso avete visto che il laboratorio settimanale inizia già questa settimana, quindi mercoledì, e sono turni di laboratorio di 3 ore ciascuno. Non 3 ore, non ho messo 3 ore di laboratorio confronto a 4 e mezzo di lezione, no? Tanto perché non c'avevo voglia di spiegare, ma perché il laboratorio è la parte più importante del corso, dove effettivamente vi mettete alla prova e digerite, sedimentate i concetti, li provate, li fate funzionare, sbattete la testa, piangete, litigate, vi rialzate e poi alla fine capite, no?
c'è poco da fare. Ci sono già, ma io so già dargli quasi la data, dei momenti di crisi, no? Degli argomenti che effettivamente vi e ci metteranno in crisi e sono da superare, perché essenzialmente non c'è da negarselo, no? L'informatica non è schiacciare bottoni, ma è far funzionare il cervello, e a volte su astrazioni che sono anche abbastanza complesse, no? Quindi nulla di insuperabile, però è lì, non è l'apprendimento, non è sono venuto in aula, mi è sembrato di capire, no? Quello va bene, è l'1%, il 99% invece provo a fare e dopo un po' ci riesco anche, quindi non scoraggiamoci, lavoriamo insieme. Quindi le ore di aula lunedì e martedì sono 4 ore e mezza a settimana, non c'è divisione tra lezione e esercitazione, nel senso che tendenzialmente a volte ci saranno delle ore dedicate a fare degli esercizi insieme. In aula non piace dare gli esercizi e dire adesso fatelo, perché è un pochino uno spreco del tempo che abbiamo insieme, per cui esercizio significa essenzialmente che facciamo un esercizio insieme, prendiamo un testo, io provo a risolverlo, voi mi dite dove sbaglio a volte, e ragioniamo insieme sulle scelte da fare. Quindi magari un esercizio di mezz'ora ci mettiamo due lezioni intere per fare, ma nel frattempo ragioniamo sul come e sul perché, e quindi a volte sono appunto lezioni, le ore dedicate a fare esercizi, ma la maggior parte delle volte faremo un po' di teoria e subito dopo faremo l'esempietto, l'esercizietto per poterla applicare. Per questo vi ho indicato, se possibile, ma vedo che molti l'hanno fatto, ma veramente non è un requisito strong, ma quello di avere un PC in modo cui possiate provare a fare ciò che si dice, poi magari finite anche prima di me, perché io nel frattempo devo raccontarlo, e così ci si confronta effettivamente su ciò che abbiamo implementato. Tutto questo corso sarà video registrato in modo più o meno artigianale, quindi vedete che sono una specie di robot con due microfoni, uno per l'aula e l'altro per la registrazione, e cercherò di pubblicare le lezioni abbastanza rapidamente sul canale YouTube che avete già visto, e stiamo provando a testare per quest'anno in modo sperimentale anche la pubblicazione sul portale di lezioni. Voi sapete che sul portale della didattica vanno solito a finire le lezioni dei corsi che sono video registrati con i borsisti, con tutto l'ammenico di Ateneo, eccetera. Adesso stiamo provando a sperimentare la possibilità di pubblicare ufficialmente sul portale anche lezioni, diciamo così, più autogestite come questa, per aumentare l'offerta essenzialmente, no? Ma questo è un dettaglio. Ve le ritroverete qua, visto che in questo semestre stiamo ancora sperimentando la cosa, di sicuro ci vorrà qualche giorno in più. Ma io cerco almeno in giornata, non adesso perché dopo questa ho altre due lezioni, ma in giornata o il giorno dopo al massimo di pubblicare la lezione. Il laboratorio, come dicevo, sono 3 ore a settimana divise in 2 squadre. Per me, io la considero la parte più importante del corso, che è quella che parte da zero e si avvicina via via a quello che sarà l'esame. Cioè, man mano che andremo avanti con le settimane, i tipi di esercizi che faremo in laboratorio saranno sempre più simili ai tipi di esercizi che faremo all'esame. L'esame non è altro che un laboratorio speciale dove io sono più cattivo del solito. E è sotto forma di esercizi proposti, quindi vi daremo già una traccia di esercizio, già un progetto impostato, e vi chiederemo di lavorare chiaramente sviluppare. Questa frase qua, codice disponibile su GitHub, ve la raccontiamo meglio la settimana prossima. Per questa prima settimana abbiamo un po' di urgenza di darvi degli elementi per mettervi in grado di lavorare mercoledì, quindi alcune informazioni, diciamo così, introduttive le dobbiamo rimandare alla settimana successiva. L'idea è che oggi lo sviluppo, oggi e sempre, ma oggi per fortuna ci sono gli strumenti, lo sviluppo di un applicativo software non è mai un'attività individuale, è sempre un'attività di team, di gruppo, e quindi servono degli strumenti per poter gestire la condivisione, la comunicazione dei vari, del software essenzialmente, del ciclo di vita e dello sviluppo del software. GitHub è uno di questi strumenti, non è intuitivissimo da usare alle prime, diciamo così, alle prime battute, ma poco per volta ci arriveremo, ma è lo strumento e la metodologia di lavoro che si usa anche in campo professionale. Quindi noi nei nostri esercizietti di laboratorio useremo già uno strumento e cominceremo a capire le logiche di utilizzo, soprattutto nel caso di progetti open source, essenzialmente è un must, essenzialmente è lo strumento di riferimento. Questa frase consegna elaborati è sbagliata, perché è una funzionalità di GitHub che non stiamo usando, quindi fate finta che non sia scritta, ho dimenticato di cancellarla perché non funziona bene.
Ma questo mi permette di dire che io non correggerò mai, non vi chiedo di consegnare nulla alla fine del laboratorio, cioè il laboratorio lo fate per voi. Noi siamo lì per aiutarvi, però non andiamo sicuramente a farci consegnare il lavoro che fate, perché purtroppo quello che vedo è che quando metti un obbligo di consegna in un laboratorio, lo studente perde più tempo a cercare di copiarlo, a trovare qualcuno a cui copiarlo, che non a provare a risolverlo, e non è produttivo. Però se provate a farlo e non ci riuscite, proprio attraverso GitHub diventa anche molto facile darvi consulenza a distanza dicendo: oh, guarda, a me non è venuto, a questo punto non l'ho capito, dai un'occhiata a ciò che ho scritto attraverso questa piattaforma GitHub, piuttosto che non dover fare fotocopie di un foglio di carta o cose di questo genere, no? Quindi ma, lo vedremo. Gli esercizi che proponiamo in laboratorio avranno tutti una soluzione pubblicata. Io tendo sempre, di solito ho sempre un tiramolla in cui alla fine vincete voi, a cercare di pubblicarle il più tardi possibile queste soluzioni, in realtà le abbiamo già tutte per tutto l'anno praticamente, però è solo per riuscire a vincere l'inerzia, per cui se so che domani salta fuori la soluzione non mi sforzo troppo di provare a risolverla. E questo è il primo elemento, quindi so che sarà la soluzione, ma quando arriverà sarà già tardi, quindi è meglio che ci provi oggi. Il secondo elemento è che noi pubblichiamo una soluzione. Voi qua siete in 100 e qualcosa persone, quindi ci saranno 100 soluzioni, di cui 80 sbagliate, non me ne vogliate, sono numeri, e 20 giuste, ma diverse tra di loro. Quindi non c'è la soluzione del professore che è giusta e tutto il resto che è sbagliato. Okay? Quindi è molto più importante riuscire a fare in modo che ciascuno di voi ragioni sulla propria soluzione, capisca perché è giusta o capisca perché è sbagliata, piuttosto che andiate a vedere la soluzione fatta da un altro di cui non abbiamo condiviso il ragionamento nello svilupparla. Quindi per questo le soluzioni a me interessano quelle fatte da voi, non quelle fatte da me. E quindi cercate di fare lo stesso. Poi lo so che vincete voi e noi le pubblichiamo lo stesso, ma didatticamente rischiano di essere un boomerang. Squadre di laboratorio, io non so se, se voi siete divisi in altri corsi dall'A alla L, dalla M alla Z, oppure con un altro, perché la L è un po' ballerina, alcuni anni va di qua, alcuni anni va di là. Se avete già una divisione in altri corsi parallele a questi, io prenderei la stessa, così non ci incasiniamo troppo. Quindi potrebbe essere questa, a meno che non mi diciate che la L è nella seconda metà anziché nella prima. E per scontentare tutti in ugual modo, perché mercoledì alle 8.30 è una cosa brutta da vedere, non tanto mercoledì ma 8.30, alterniamo le squadre ogni settimana. Quindi la prima settimana la squadra 1 viene prima e la squadra 2 viene dopo, la settimana successiva le cose si alternano, così mal comune, resta mal comune, ma pazienza. Soprattutto nelle prime settimane il laboratorio conoscete bene, il laboratorio LEP che c'è per i gestionali, soprattutto nelle prime settimane la capienza sarà un aspetto critico, quindi vi chiederei di non fare spostamenti di turno, cerca di attenervi il più possibile ai turni segnati. Poi, non che la cosa mi piaccia, ma di nuovo è un dato di fatto che man mano che le settimane proseguono l'affluenza tende a diminuire, allora a quel punto ci sono meno problemi essenzialmente se qualcuno dovesse cambiare turno, ma almeno nelle prime settimane questa cosa non la faremo. Noi nel riconoscere che la frequenza scende, noi abbiamo cercato di pianificare le ore del corso, no? Cercando di dare più supporto dove serve di più, e quindi ad esempio le ultime 3 settimane abbiamo previsto di fare una squadra sola e non 2, perché tanto ci stiamo tutti in laboratorio, così quelle ore le usiamo nella prima parte del corso. Allora, è un problema organizzativo nostro, dal vostro punto di vista è uguale, avete sempre 3 ore a settimana. Beh, sulla video lezione abbiamo già detto, l'ultima frase vuol semplicemente dire che se io sbaglio qualcosa, mi incasino, si stacca il cavetto e manca, per una lezione non c'è la video lezione, non abbiatecela con me, è una cosa che in più che cerco di fare, ma non riesco a darvi nessuna garanzia, diciamo, che sarà tutto esattamente perfetto. Il sito l'avete già visto, quindi è semplicemente riportato qua. E oltre a questo sito che riporta essenzialmente il materiale didattico, ma soprattutto, che magari apriamolo se la rete oggi ci supporta, è diviso in queste semplici sezioni dove il programma non ci interessa niente perché è quello della guida dello studente. Il materiale contiene i lucidi da scaricare, quelli che useremo oggi e domani,
le video lezioni. Esercizi, man mano che faremo degli esercizi in aula, verranno pubblicati qua, così esattamente ciò che faccio compare qua, e una serie di dati su cui faremo esercizi, software, ma queste sono informazioni d'uso. Sulla parte esame ci sono tutti i temi d'esame passati, alcuni con la soluzione, altri senza, dipende se di fatto l'abbiamo sviluppata in una forma presentabile. C'è una parte registro qua in fondo che contiene l'elenco delle lezioni, quindi cercheremo anche di mantenere questa pagina un pochino aggiornata, anche con qualche giorno di anticipo, in modo che possiate sapere se quel giorno lì dovesse saltare lezione cosa verrà fatto, e quindi organizzarvi di conseguenza. E poi pubblicheremo ovviamente le slide e i video relativi alle singole lezioni in queste colonne. Ok. Questo è il sito principale dove c'è tutto il materiale, ma per quanto riguarda invece lo sviluppo di esercizi, esercizi fatti in aula, esercizi fatti in laboratorio, temi d'esame, eccetera, eccetera, facciamo invece riferimento a questo sito che si chiama GitHub. Come vi ho detto, ve lo racconto con più calma la settimana prossima, però potete già fin d'ora cominciare a crearvi un account qua sopra. Ok. Cosa serve per poter affrontare questo corso? Allora, l'ho già accennato all'inizio, noi lavoreremo in Java e quindi è ovviamente essenziale ciò che avete imparato nel corso di programmazione oggetti, che dovreste aver fatto quasi tutti. Per chi non l'avesse fatto, io ho indicato qua sul sito, nella pagina delle FAQ, che in realtà sono molto brevi, alcune indicazioni su come fare a studiarvi ciò che serve della programmazione oggetti per questo corso. È ovvio che se arrivate da un percorso in cui non avete fatto o l'avete fatto, diciamo così, solamente di presenza, ecco, quel corso senza studiarlo, senza praticarlo, l'esperienza mi dice che alla fine si riesce comunque a recuperare ciò che serve per seguire questo corso, è ovvio che nel primo mese non capirete niente, però poi ci si mette la parte, no? E mentre invece anche gli altri contenuti che sono pesantemente utilizzati qua sono quelli di base di dati che avete fatto l'anno scorso. Inizieremo a usarli dalla quarta settimana del corso o giù di lì, non subito. Impareremo tutto ciò che avete visto nel corso di base di dati, che essenzialmente è come interagire con una base di dati. Faremo in modo che i nostri programmi, che noi implementeremo in Java, possano effettivamente interfacciarsi e interagire con una base dati, facendo interrogazioni, ricercando dati, eccetera. Quindi le query non le scrive in un database, le scrive l'utente, le query le lancia il programma, sulla base dell'azione dell'utente. Quindi noi vedremo questa parte. Voi nel base dati so che hanno fatto una parte finale in cui queste cose qua si vedevano molto all'acqua di rose in PHP, e qui cercheremo di vederlo in modo un pochino più robusto. Io ciò che noto è che deve esserci qualche fenomeno probabilmente dovuto ai raggi cosmici, per cui nel corso di base dati fate delle interrogazioni complicatissime di 10 righe annidate, eccetera. Poi venite qua, c'è da fare un'interrogazione semplicissima e andate nel panico, no? È la stessa cosa, SQL è sempre SQL, non è che dovete cancellare e ricominciare da zero, no? Quindi a volte quella competenza che avete, perché l'esame lo superate, poi in qualche modo, no, viene un pochino persa. Ecco, cercate di dargli una rinfrescata se potete. Dopodiché i materiali di studio principali sono questi due. Ragionamento, non c'è tanta teoria, non ci sono volumi di libri da studiare, ad alcuni può piacere, ad altri meno, ma è così. C'è tanto da spaccarsi le meningi insieme al computer. Quindi mettersi a fare esercizi, provare, ragionare su cosa funziona, cosa non funziona, perché, provare a mettere in pratica le varie cose e provare a fare esercizi via via sempre più complessi. Una cosa che io poi suggerisco sempre è, nel momento in cui vi danno un esercizio, quando vi è venuto provate a giocarci, provate a cambiare qualcosa, aggiungere un pezzo, toglierlo, vedere un po', no, di padroneggiare essenzialmente ciò che state facendo. Queste due cose sono le due cose principali, ovvio di più quella di sinistra, ma poi ci sono degli amici forti
che sembra scontato, serve Google, sì. Contate che Google ce l'avete anche all'esame. Se io ho l'esame, ve lo faccio fare in laboratorio, poi lo conto meglio, lo faccio fare in laboratorio con tutto, tutta internet. Ok? Quindi potete usare, tanto potete usare tutte le risorse che ci sono a disposizione. Dicevamo prima real world software, cioè uno sviluppo, qual è lo sviluppatore reale, nel mondo reale, che dice io devo scrivere un programma ma non guardo sul libro, non guardo su Google, perché devo ricordarmi io tutto. È un pazzo, no? Non è sicuramente uno che vive nel mondo di oggi, nei meccanismi di sviluppo di oggi. Quindi qui cerchiamo di replicare il più possibile fedelmente quell'ambiente. E quindi se vi serve un'informazione, non vi ricordate come si chiama una funzione, non vi ricordate in SQL come faccio a trovare il giorno la data di domani, boh, non mi ricordo. È ovvio che non ti ricordi, hai altro più interessante a ricordarti, no? Dove andare in vacanza è più importante che non come si fa la data di domani in SQL. Tanto quella la trovi, no? Su Google. Devi solo saperla cercare nel modo giusto. No? Ho visto persone perdere 2 ore durante esami per cose che, scritte nel modo giusto, erano il primo risultato di Google. Okay? Questo, fare le domande nel modo giusto, significa anche capire qual è il problema, capire cosa stai cercando. Magari far cercarlo in inglese, ecco, non in italiano. Che non sembra, ma alla fine la quantità di risultati, anche poi, visto sulla quantità filtrata, anche la qualità emergente dei risultati migliori ti permette probabilmente, visto che poi anche tutta la documentazione è scritta in inglese. Quindi ci sono una serie, diciamo, di accorgimenti che vanno in parte sull'esperienza e in parte soprattutto sul capire qual è la domanda che devo fare, perché sono bloccato qua, okay? E nell'enorme mole di risorse di internet, una molto importante è il sito di Stack Overflow, che è un sito di domande e risposte di programmatori. In realtà Stack Overflow è una famiglia di siti diversi dedicati ai temi più disparati, dalla scrittura creativa come allevare i figli al giardinaggio eccetera, ce ne sono però, perché è nato lì, un certo numero dedicati alla tecnologia. Stack Overflow essenzialmente è quello più centrato su domande e risposte di programmazione. Quindi molto spesso quando cercate qualcosa su Google vi rimanda a Stack Overflow, dove ci sarà qualcun altro che ha avuto lo stesso problema, ha fatto la domanda e altre persone hanno provato a rispondere. Poi le risposte sono votate, più votate, meno votate, questa è la risposta approvata, eccetera, e quindi da lì potete capire se quella soluzione proposta si applica anche al vostro caso. Che non vuol dire fare copia e incolla becero senza capire del codice che c'è di sopra, perché sennò di sicuro non funzionerà. No? Però è una risorsa importante. Queste sono risorse con cui i programmatori reali hanno a che fare ogni giorno. L'altra cosa che sembra strana, ma è utile, è leggere la documentazione. Cioè, a volte uno usa una classe Java, non si ricorda un metodo che cosa fa, e fa delle ricerche su internet, trova il tutorial di zio Pino che ha fatto il tutorial una sera che era stufa, allora ci ha raccontato 4 cose con un esempio di 6 anni fa, che tra l'altro non gira perché vedi che mancano i punti e virgola, cioè una serie, e poi ti fidi di quello, quando c'è la documentazione ufficiale, tutte le librerie che usiamo, che puntualmente dice esattamente cosa fa. È chiaro che la documentazione ufficiale magari è un pochino più ostica da leggere perché deve entrare un po' nella logica di chi l'ha scritta. Però proveremo a farlo anche insieme alcune volte, in cui dire, beh, questa cosa qua non la so fare, andiamo a leggere e capire come si può fare. No? Quindi io cercherò a volte proprio appositamente di non darvi la soluzione o già l'informazione che serve, diciamo, sulle slide, ma ce l'andiamo a cercare insieme. In laboratorio farò la stessa cosa, quasi sempre l'ultimo punto di un laboratorio vi chiede di fare cose che non abbiamo spiegato. Ma perché la vita è così, no? Tu hai certe competenze, le consolidi e quelle ti servono per fare il passo successivo, per andare a cercare al di là del recinto se riesci a trovare le informazioni che ti servono, infatti ci sono, non è un problema. Le informazioni che ti servono per fare qualche cosina in più. E poi, quindi la documentazione questa è sconosciuta, e poi, cos'è questa cosa? Oltre al fatto di somigliare a cimici che in casa nostra sono sempre benvenute, è l'icona del debugger, ok? Di Eclipse in questo caso, purtroppo è bruttissima perché non è che su Eclipse la vedete piccolissima, allora sembra più carina, invece ingrandita perde abbastanza di risoluzione.
cioè imparare un pochino a fare il debugging dei programmi. No? Perché una cosa che succede è che tu fai un programma, non funziona, perché è così, sempre, e tu cominci a guardare il codice, lo guardi in angolazioni diverse, e dopo un po' dici, l'errore è qua. Così. Quando in realtà l'errore magari è completamente da un'altra parte. Per cui, metà del lavoro è capire, scrivere un programma, scrivere un'applicazione, risolvere un problema, l'altra metà del lavoro è far sì che funzioni. Ma metà davvero, come tempo. Se io finisco di scrivere un programma in 3 ore, mettete a budget altre 3 ore per correggere gli errori. Ma sempre, anche se foste programmatori esperti, perché se foste programmatori esperti lavorereste su problemi più complessi. Non è una legge di natura, ma quasi. E allora, anche qua, così come dobbiamo dotarci di strumenti per ricercare le informazioni, dobbiamo anche dotarci di strumenti e imparare a usarli per ricercare i problemi. Quindi il debugging è l'operazione che fa il detective per scoprire l'assassino sulla scena del crimine. No, la scena del crimine è il programma che non fa quello che devi, l'assassino è magari la linea di codice sbagliata, o l'oggetto usato in modo diverso, o il metodo che pensavi facesse una cosa in forma diversa, e così via. E questo per farlo devi andare per ipotesi, ad analizzare, a verificare, eccetera, eccetera. No? Il vantaggio rispetto al detective è che un programma si può ripetere più volte, mentre l'assassino è meglio che... proviamo a ucciderlo di nuovo così vediamo se capiamo l'assassino, no? Qui però possiamo provare invece a ripeterlo. Quindi questo è uno strumento che a volte mi capita, magari in laboratorio dice ma non capisco il problema, allora magari clicco sull'icona del debugger e vedo persone che mi sgranano gli occhi e dicono cos'è questa cosa qua. Ecco, cerchiamo di non farlo, cerchiamo di sfruttare il corso per fare questo. Poi ovviamente ci sono le slide, ci sono i libri, ci sono i siti, eccetera, eccetera. Ma questo viene dopo. Viene dopo in risposta, no? A dei bisogni che abbiamo mentre facciamo la parte di sviluppo. Quindi, veramente, quello che sto cercando di comunicarvi è di mettervi in prima persona e provare a imparare a fare questa attività di problem solving che abbiamo citato prima, che vuol dire effettivamente fare un passo alla volta dal problema che ho in mente vago a poi la soluzione che applico. Il materiale, dicevo, che c'è qua sotto, che non è quello più importante, però può aiutare, sicuramente sono i lucidi delle lezioni che abbiamo, adesso normalmente le slide per comodità nostra sono fatte in inglese, ma noi parliamo italiano, ovviamente, e poi tutto il materiale, cioè su GitHub e simili, testi, soluzioni, esercizi fatti in aula, eccetera, per cercare di aiutarvi. Ci sono anche dei libri di testo, quindi ne ho messi alcuni, che possono essere utili soprattutto come riferimento. Ecco, in particolare questo qua che si chiama Head First Java è il testo a cui faccio riferimento nel FAQ per avere un percorso un pochino rapido di apprendimento di Java. Questi testi qua di questa serie Head First a me piacciono molto perché sono molto anche informali, pratici, anche un po' meno noiosi del solito in un certo senso e vanno un pochino più al sodo, per cui se qualcuno si trova in difetto di Java potrebbe magari partire da qua. Io nel sito ho indicato i capitoli di questo libro che secondo me sono più importanti da studiare, non tutto il libro ovviamente. E poi avremo una serie di strumenti, sempre che ci aiutano a fare il nostro lavoro, a partire da Java. E qua, una piccola parentesi, usiamo Java 8 nonostante sia una versione di 3 anni fa, o giù di lì, perché stanno facendo un pasticcio mostruoso con il signor di Oracle, con le versioni di Java. E la versione attuale che c'è scaricabile, la Java 11, ma io ho provato a fare, insomma, a reinstallare tutto da zero con le ultime versioni, ma non funziona. Ma per cui se tu installi Java 11, poi quando apri Eclipse ti dice ho notato che hai Java 11, magari è meglio se installi Java 8, perché non tutto funziona ancora con la versione 11. Quindi è ancora, nonostante la dichiari una versione stabile, magari la versione di Java 11 è stabile, ma tutto l'ecosistema di tool che usiamo non è ancora perfettamente allineato. E da 8 a 11 ci sono 3 versioni, 9, 10 e 11. Allora perché non usiamo la 10 o la 9? E perché non sono più supportate. Perché nel ciclo di sviluppo di Java hanno etichettato alcune versioni come versioni supportate a lungo termine e altre versioni invece supportate a breve termine che cessano di essere supportate nel momento in cui esce la versione successiva.
Quindi la 11 sarà a lungo termine, l'8 sarà a lungo termine, la 9 e la 10 non sono più scaricabili. Usavamo l'anno scorso, in questo corso, ma adesso l'hanno tolta perché non essendo versione a lungo supporto è stata dismessa. È abbastanza antipatico questa situazione, però diciamo così, ci assestiamo su questa versione che è stabile. Quindi mi raccomando, non installare versioni più recenti, perché altrimenti poi sono fonti di problemi. Useremo Eclipse in continuità con quello che avete già visto nel corso di programmazione oggetti. Useremo un database che, per comodità, per leggerezza e soprattutto perché è gratuito, sarà MySQL o MariaDB, che è una versione open source che si è divisa da MySQL qualche anno fa, che è lo stesso prodotto che userete nel corso, in parallelo nel corso di IOI, per fare siti web. I database siti web quindi sono abbastanza allineati come prodotti software, ci siamo parlati, non c'è da stupirsi. E useremo una serie di librerie Java. Questo concetto di librerie è abbastanza importante, perché al giorno d'oggi, se devo risolvere un problema, la prima cosa che mi viene in mente non deve essere mi metto e comincio a scrivere del codice, ma la prima cosa che devo dire è andiamo a vedere se qualcun altro l'ha già risolto questo problema. Ho risolto un problema simile a cui io mi posso agganciare e lavorare per differenza, solamente personalizzando la soluzione fatta da un altro, un problema simile a ciò che serve a me. Quindi dobbiamo imparare non solamente a programmare nel linguaggio Java di base, usando librerie standard, ma anche a conoscere delle librerie che possono fare il 90% del lavoro per noi. Noi faremo a un certo punto del corso i grafi, ma io non ve la sto a smenare con gli algoritmi sui grafi da fare, eccetera, le definizioni, le strutture dati per rappresentare i grafi, eccetera. Ovviamente dovremo capire cosa stiamo facendo, ma poi ci sarà una libreria che implementa già le classi che rappresentano i grafi, i vertici, gli archi, gli algoritmi di visita, di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi ciò che c'è lo prendiamo da lì, non andiamo a implementarselo da zero. Questa è l'unica speranza per poter risolvere dei problemi che non siano problemi giocattolo, quelli prima li ho chiamati tristi, perché devi risolvere la maggior parte dei problemi a leggere e scrivere i dati, la maggior parte del tempo a leggere e scrivere i dati. Invece qua usiamo, come dicevo, delle librerie che ci permettono di lavorare a un livello più alto. Quindi sotto di noi abbiamo tutta una serie di tecnologie che ci aiutano nella gestione dei dati, i database, nella gestione delle strutture dati, tutte le collection in Java, nella gestione dei grafi, dell'interfacciamento col database, eccetera, eccetera, dell'interfaccia grafica. Ok? Quindi useremo una manciata di librerie diverse, non tantissime, ma l'importante è entrare in questa filosofia, cioè cerchiamo di appoggiarci a qualcosa che funziona e ci risolve i problemi. Per quanto riguarda GitHub, vi dicevo, vi conviene crearvi, se non avete già fatto, un account, perché così poi potete lavorare. Qui c'è scritto entro mercoledì come atto terroristico, in realtà questo mercoledì in laboratorio non sarà ancora necessario, indispensabile, da quello dopo sì. Però prima lo fate meglio è. Potete creare un account. Due solo avvertenze. Una è, se vi registrate con l'indirizzo di mail del Politecnico, avete una serie di servizi più gratuiti che normalmente sarebbero a pagamento. Quindi la versione educational vi riconosce l'indirizzo studenti.polito.it quando voi chiedete di avere diciamo così, lo sconto per educational, per la versione educational. Ma non usate come username che vi registrate questa matricola o il numero di matricola del Politecnico, perché vabbè, se pensate che questo GitHub lo userete solo in questo corso poi lo butterete via, allora fate quello che volete. Però ciò che sto vedendo sempre più in giro, soprattutto nel settore ICT, è che GitHub diventa parte del curriculum. Cioè quando vai fare un colloquio, tu che cosa hai fatto? Gli fai vedere magari una serie di progetti che hai fatto magari per conto tuo o che hai contribuito ad altri progetti, facendo vedere quelli che sono i tuoi contributi pubblici su GitHub, ad esempio. Quindi per farlo non vi dovete trovare da 10 anni con una password che è il numero di matricola, quindi scegliete un nome che vi rappresenti e che possa, diciamo così, accompagnarvi anche nel futuro. Ok. L'esame, dobbiamo parlare anche di questo,
L'esame, ho accennato già qualcosa, sarà un esame in laboratorio. Un esercizio di programmazione, dovrei dire di problem solving attraverso un programma, quindi l'obiettivo non è tanto testarvi se sapete quel costrutto di programmazione, ma di fronte a un problema, se lo sapete cavare, a realizzare un programma per risolvere quel problema. Vi diamo già uno scheletro di progetto, molto scheletrico, e poi vi chiediamo di lavorare lì dentro per costruire la soluzione al problema. Si svolge su PC del laboratorio. Allora, durante il corso potete benissimo, con i software che abbiamo visto prima, lavorare sul vostro PC. Anche eventualmente in laboratorio potete arrivare al vostro PC e lavorare lì, collegarvi la rete, a volte funziona, a volte no, collegarvi la presa di rete e lavorare in laboratorio. Non è un problema. Però, via via che ci avviciniamo verso la fine del corso, ve lo ricorderemo più volte, voi non lo farete, ve lo ricorderemo di nuovo, cominciare a usare i PC del laboratorio nelle esercitazioni settimanali, perché è su quelli che poi verrà fatto l'esame. Per cui persone che arrivano all'esame fanno: ma dove è salvato Eclipse, dove è il workspace, come si apre, questo non è installato, perché sono tipiche domande di chi quel computer non ha mai usato, perché magari ha sempre lavorato sul proprio. Ecco, visto che l'esame è lì, perché non, su quelle macchine, perché non possiamo fare altrimenti, o le usate sempre regolarmente, oppure magari vi trovate più comodi di usare il vostro PC, va benissimo, però provate anche ogni tanto a usare i PC del laboratorio per capire dove, essenzialmente dove sono salvati i programmi. Lo svolgimento dell'esame è come il resto delle esercitazioni, come dicevo, con accesso libero. Quindi potete accedere a internet, ai lucidi, a tutto quello che volete. Ok? L'esame è composto di due domande, in realtà è un esercizio articolato su due punti. C'è un primo punto che è la parte più facile e il secondo punto è la parte un pochino più algoritmica, un pochino più challenging. Il primo punto dà un punteggio che è poco oltre la sufficienza, un punteggio massimo che è poco oltre la sufficienza, e viene corretto seduta stante. Cioè voi fate il compito, due ore la prova scritta, prova d'esame in laboratorio. Al termine io vi chiedo di uscire dal laboratorio, poi vi chiamiamo uno o due per volta, ci fate vedere ciò che avete fatto e vediamo se funziona per quanto riguarda la prima domanda. Se funziona, avete superato l'esame. Se non funziona, siete bocciati. Molto booleano. Però voi quel giorno lì sapete già se siete passati o no. Allora, io so che per voi giugno, luglio del terzo anno è una cosa che comincia a far rima con laurea, e quindi è abbastanza importante per voi, per la vostra organizzazione, fare l'esame oggi e sapere oggi se sono promosso. Poi magari non so il voto, nel senso che in quel momento vi diamo il voto nel primo esercizio, che è il voto minimo che prenderete. Poi, per coloro che hanno superato, chiamiamolo regolarmente il primo esercizio, ci correggiamo, a questo punto con calma, il secondo esercizio, che essendo anche quello più algoritmico, mentre appunto nel primo esercizio facciamo la verifica funziona o non funziona, nel secondo dobbiamo, quasi sicuro non funziona, perché in due ore non è che può pensare di far tutto preciso, quindi è normale che magari non funziona tutto, non possiamo negare la realtà, ma andiamo a vederci come avete impostato il codice, gli algoritmi, le strutture dati, eccetera, per capire, no, come avete lavorato, e quindi su quello, sulla base di quello, vediamo il voto. Poi può darsi che qualcuno funzioni, ecco, 30 volte proviamo infatti, ma non è il prerequisito necessario. Mentre il primo punto è, tra virgolette, per noi facile. Noi lo tariamo, secondo noi il primo punto dovrebbe portare via circa mezz'ora, tre quarti d'ora massimo, delle due ore, e il resto del tempo sul secondo punto. Poi ciò che osserviamo in laboratorio è un po' diverso, ma... Quindi questo è il meccanismo di correzione. Okay? La prima parte funziona o non funziona, la seconda parte andiamo a vedere ciò che avete fatto. Per chi ovviamente fa la seconda parte. Questo è un diagramma di flusso su come si svolge l'esame, ma lo affrontiamo più a ridosso dell'esame stesso. Quindi, per adesso ci basti sapere che l'esame è... Faccio in laboratorio un esercizio simile a quello delle ultime due o tre settimane di corso. Allora, questi sono i tassi di superamento dell'esame. Li ho confrontati con quelli dell'anno prima, stiamo migliorando, siamo un 1-2% in più. Quindi, meglio, vuol dire che
Vuol dire che i compagni dell'anno scorso sono più bravi di quelli di 2 anni fa. Voi vedremo. Però dovete riuscire anche voi a farmi aumentare questa percentuale qua. Ciò che si nota è che c'è una maggiore percentuale ovviamente di superamento in chi ha frequentato l'anno in corso, che vuol dire che è più facile superare l'esame se lo seguite, lo date subito piuttosto che non lo lasciate indietro, per mille motivi che possono essere legittimi, però di solito è più faticoso essenzialmente superarlo. Queste statistiche sono fatte male, perché qui dovrebbe mettere a confronto quelli che hanno superato entro il primo anno con quelli che hanno superato oltre il primo anno, non la media totale. Se vado a scorporare questi 74 da questo grafico, vedo che la percentuale di superi di chi non l'ha superato il primo anno scende sotto 50. Che è un segnale che vi dice, cerchiamo di... Io cerco di fare in modo appunto di farlo contenere nel semestre e che a giugno possiate dire adesso che ho messo la laurea perché l'esame l'ho passato. Però a due direzioni essenzialmente l'impegno. Questo è il grafico che avrete sicuramente guardato sui voti. Devo dire che mi piace pochissimo, perché è sempre stato così, è come dicono i statistici, bimodale. Cioè non è la classica gaussiana in cui la maggior parte degli studenti hanno un voto intermedio, poi ci sono alcuni particolarmente bravi, alcuni un pochino meno bravi. Stavo per dire particolarmente scarsi, ma non si dice. Poi mi denunciate che offendo gli studenti. No, funziona al contrario. È a bacinella questo grafico. Perché? Perché io, più che mettermi la sera a piangere, non so cosa fare d'altro, c'è un certo numero di persone che a un certo punto decide di prepararsi solamente per la prima parte dell'esame, per la domanda numero uno, che mette come obiettivo quello, a me basta arrivare lì a quel 18, 19, 20 che riesco a prendere. E questo è il motivo di questa grossa onda, essenzialmente, che va tra il 18 e il 21, 22. Poi c'è una certa percentuale di persone, che circa un terzo, invece decide, ma già che ci sono, provo anche a fare la seconda parte, e di solito in questi casi va abbastanza bene. Il che da un lato dimostra la fattibilità, ma dimostra anche che se tu ti prepari per la parte complessa, poi la parte più facile la trovi veramente molto facile. Invece se ti prepari per la parte facile, remerai su quella e la troverai ancora difficile. No? Questo è un messaggio che non riesco a far passare, però il giorno che vedrò questo grafico avere una forma diversa darò una festa, però purtroppo. Ok, qui ci sono ancora informazioni di contatto che vi trovate, non ho detto che in questo corso saremo tre docenti che si alterneranno, uno sono io, l'altro è Alberto che se guarisce vedrete domani nella seconda ora, altrimenti continuerete a vedere me, e la terza persona è Tatiana Tommasi che almeno la prima parte del corso, primo metà semestre, la vedete soprattutto in laboratorio, ma diciamo che tutti e tre ci alterneremo sia in aula che in laboratorio, quindi non c'è una divisione così fissa dei ruoli. Domande? Ho detto tutto ciò che volevate sapere? Sembrerebbe di sì. Ok. Quindi da questo momento in avanti, operativamente abbiamo l'obiettivo di arrivare a giugno a superare l'esame e rendere più bello quel grafico. E cominciamo, volevo solo farvi vedere un esempio, questo è un esempio di un esercizio dell'anno scorso, tanto per farvi capire quando dicevo problemi più o meno reali con strumenti più o meno reali. Una delle esercitazioni dell'anno scorso era quella di realizzare, non sono tutte carine così, ecco, ma era quella di realizzare una sorta di simulatore del giochino razzo che molti di voi conoscono, no? In cui tu puoi creare una partita con le lettere, puoi inventare una parola, ditemi che parola trovate qua dentro. Mare. Allora, ad esempio, io scrivo mare, io trovo e lui mi evidenzia che effettivamente questa parola mare c'è. Quindi qui c'è un algoritmo che, data la parola, data la griglia, riesce a trovare dentro quella griglia se la parola c'è, o
Qualcuno ne trova qualcuna più lunga? Normale. Non c'è normale. Remare. Non c'è remare. Ieri. Ah, è più corta. Cioè, una di quattro lettere l'abbiamo già trovata. Ieri. Ieri, scusate. Cioè, marea quello che... è quello che aggiunge la vocale alla parola tra gli altri. Qui c'è un semplice algoritmo ricorsivo che, data una stringa, cerca di mapparla su questa griglia 4x4 provando tutte le combinazioni possibili e immaginabili. E quindi ci aiuta a vedere se state dicendo, ah, io ho trovato la parola da 8 lettere, proviamo a scriverla, c'è o non c'è, ci aiuta a verificarlo. Ma se io combino questo algoritmo, che è in grado di trovare una soluzione se c'è, di verificare la correttezza della soluzione andando a cercare tutti i possibili percorsi di questa griglia, se lo combino con la conoscenza delle parole della lingua italiana, e quindi una delle prime esercitazioni sul database prenderemo l'elenco delle parole italiane, c'è un piccolo database di 700.000 parole, che è una dimensione di database che noi tratteremo normalmente in questo corso, cioè non facciamo l'esercizio con 5 dati, okay? Facciamo esercizi con migliaia di dati ovviamente. Allora, se io combino 700.000 parole con questo algoritmo che è in grado di dirmi se una parola c'è o no, posso farmi trovare tutte le soluzioni. Dice, ci metterà un anno? No, ci mette, quanto ci ha messo? Una frazione di secondo. Fatto nel modo giusto. E allora la parola più lunga, ve l'ho messa in ordine dalla più breve alla più lunga, perché sennò, op, era questa parola che tutti noi diciamo ogni giorno, riurlera, che però di sicuro c'è nel dizionario, vabbè, domani scopriremo che cosa vorrà dire, che ha 8 lettere, se non leggo male. Quindi, ok, quindi questo è solamente un esempio, vabbè, ovviamente l'ho scelto perché è uno dei più carini, diciamo così, come esercizi che abbiamo fatto, ma che fa vedere come combiniamo degli algoritmi per trovare delle soluzioni con dei database che hanno delle informazioni a supporto e ci permettono di costruire dei scenari. Questo è più di gioco, altre volte faremo dei scenari un pochino più, diciamo, di business, più di impronta gestionale. Molto faremo, quando faremo i grafi, molto faremo sulla logistica, quindi andiamo a giocare ad esempio con la mappa della metropolitana di Parigi. Quella di Torino è un po' scarsa, diciamo che non richiede molti algoritmi per trovare le fermate. Ok. Allora, partiamo, ovviamente oggi non riusciamo a fare ancora questa cosa, no, sbagliato slide, scusatemi. Allora, partiamo dalla cosa più visibile, meno impegnativa, che sono le interfacce grafiche. Come avete visto, questo giochino qua di Razzle era un giochino grafico, i bottoni, le caselle di testo, eccetera, come diamo per scontato che debba essere qualunque software al giorno d'oggi. Sarà difficile, sarà complicato costruire applicazioni grafiche? No, dipende un po' dall'ambiente che si usa, dalla libreria che si usa. Io non so, a volte, alcune volte nel corso di tecnica di programmazione, l'ultima settimana facevano vedere un po' di programmazione grafica. Vi posso assicurare che la libreria che usiamo qua è 100 volte più semplice, quindi, infatti ci dedico un'ora, un'ora e mezza in tutto a spiegarla, perché è effettivamente molto intuitiva. E questa libreria che usiamo si chiama JavaFX, la libreria per sviluppare applicazioni grafiche in Java, e ci permette soprattutto di sviluppare applicazioni, diciamo così, di tipo business, no? In cui ci siano delle interfacce a moduli, a forme, no? Bottoni, caselle di spunta, tendine, aree di testo, campi da riempire, quella roba noiosa che fate voi gestionali, no? Allora, questa libreria è particolarmente comoda, no, per sviluppare applicazioni di questo genere. Per fare un videogioco non sarebbe la scelta migliore, ad esempio. Allora, parliamo un po' di terminologia. Questo è un esempio di una videata presa da un
tema, della soluzione di un tema d'esame di qualche anno fa. Quell'anno avevamo lavorato su un dataset che conteneva tutte le partite di Serie A, risultati, tempi, possesso palla, eccetera, eccetera. No? Quindi è un altro dataset reale su cui effettivamente uno... noi passiamo parecchio tempo a cercare dei dataset in giro un pochino interessanti. C'è un altro sulla Formula 1. Se trovate delle cose in giro interessanti, mandatemi un link così vediamo se riusciamo a inserirlo in qualche esercizio. Questa è una finestra, siamo abituati tutti a vedere una finestra di questo genere sul desktop del nostro computer. In una libreria grafica distinguo tre livelli, poi vediamo se non quarto intermedio, tre livelli di annidamento. C'è un livello più esterno, che è questo qua con la cornice blu, azzurra, che colore è, non so, beh, chiamiamola blu, che di fatto contiene la finestra, la window, la finestra del sistema operativo, che contiene il bottone per chiudere, il bottone per ingrandire, le altre cosette qua, i bordi per ridimensionare, eccetera, eccetera. Quella parte lì, che in Windows compare in un certo modo, su Mac compare in un modo leggermente diverso, perché i bottoncini di apertura e chiusura diversi, le ombreggiature, le sfumature diverse, non fa parte del tuo programma, fa parte del sistema operativo, viene disegnata dal sistema operativo. È la finestra che il sistema operativo, o meglio la parte di grafica del sistema operativo, la finestra che il sistema operativo mette a disposizione del tuo programma. In JavaFX questa parte si chiama stage. C'è un oggetto, si chiama JavaFX.stage, che rappresenta la cornice della finestra. Ovviamente nel nostro programma dovremo creare uno stage, creare una finestra su cui poi andare a mettere il nostro contenuto. Il contenuto vero e proprio del nostro programma in realtà è quello racchiuso dalla linea verde, che è la vera interfaccia vera e propria del mio programma, che ha i miei bottoni, le mie tendine, il mio testo, eccetera, eccetera, i miei titoli. Questa parte, quindi, è il contenuto della finestra. In JavaFX si chiama scena, scene, come oggetto, come nodo. Questa terminologia è una terminologia un pochino teatrale, no? Cioè, derivata dal mondo del teatro. È un palcoscenico su cui vanno in scena delle scene, su cui vengono mostrate delle scene. Questa implica un rapporto uno a molti, cioè nello stesso stage ci possono essere presenti più scene diverse in momenti diversi. E questo è normale, perché magari mentre lavoriamo con un'interfaccia schiacci un bottone e ti compaiono delle informazioni diverse, una videata diversa, poi torni quella prima, eccetera, eccetera. Noi lavoreremo quasi sempre, per semplicità nostra, per non complicarci troppo la vita, con programmi che hanno una scena sola. Ma JavaFX supporta tranquillamente scene diverse che vanno, tra virgolette, in onda, cioè sono contenute nello stesso stage, cioè nella stessa finestra. Quindi, noi cosa facciamo? Creiamo uno stage e all'interno dello stage mettiamo in onda una scena. Inseriamo, pubblichiamo, rendiamo visibile una scena. E la scena di che cosa è fatta? Diciamo prima, da bottoncini, da tendine, bottoni, tendine, titoli, blocchi di testo, etichette, eccetera, eccetera. Tutti questi, nella terminologia di JavaFX, si chiamano nodi, perché sono nodi di un grafo, alla fine. Quindi noi abbiamo una scena all'interno della quale posizionare una serie di nodi. Ciascun nodo corrisponde a un oggetto JavaFX, un oggetto Java, e ciascun nodo sa come comportarsi, perché un bottone sa che è un bottone e si comporta da bottone, e si visualizza come un bottone e si fa premere come un bottone. La casella di testo invece fa altre cose, perché le fa da casella di testo, quindi si lascia scrivere, si lascia leggere, si lascia mettere il cursore dentro, si lascia cancellare, eccetera, eccetera. Quindi la libreria grafica mi fornisce già tutta una serie di nodi che mi danno i comportamenti predefiniti degli oggetti per generare interfacce di questo genere,
e io devo combinare questi nodi, devo sapere, vabbè, io voglio fare un programma che possa prendere dei dati, inserirli, ricercarli, eccetera, quindi mi servirà una casella di testo, mi servirà un bottone, capisco quali sono gli elementi che mi servono e poi li posiziono all'interno della scena. Li posiziono, e quindi vi ho detto che c'è un livello intermedio, un quarto livello di annidamento oltre a questi tre, scena, scusate, stage, scena e nodo. I nodi a loro volta devono essere in qualche modo essere organizzati. Cioè, questi qua, questo è sopra, poi c'è questo, poi c'è questo, poi c'è quest'altro. C'è un ordine verticale, c'è un ordine orizzontale in cui i nodi sono disposti. Allora, ci sono dei nodi invisibili in più, che qua sono sempre nodi ma non li vediamo, che servono per posizionare altri nodi. Quindi sono dei nodi la cui funzione non è quella di visualizzare il bottone premibile, ma di dire a questo bottone se deve essere un pochino più in alto, un pochino più in basso, un pochino più a destra, un pochino più a sinistra. Quindi noi nella la scena la popoleremo di nodi di layout, nodi di posizionamento e nodi di controllo, che sono i controlli veri e propri. Questo a destra è la vista ad albero di questa interfaccia grafica. Questa in particolare della scena, non dello stage. Questa scena è ospitata da un nodo di layout, un nodo invisibile che si chiama border pane, poi questi nodi di layout si chiamano a volte pannelli. Un border pane è un contenitore che ha 5 elementi, una parte centrale, un sopra, un sinistra, un destra. Tipicamente la parte sopra serve per il titolo, la parte in basso, sapete che in molte applicazioni c'è una riga di stato sopra, sotto è un'ultima riga, la parte centrale i contenuti, poi magari a sinistra ci sono i menu, poi non sempre dobbiamo riempire tutte. E quindi c'è scritto che questo border pane contiene nella parte alta, vedete qua il grigio, un'etichetta, label è un nodo, che serve per creare del testo fisso, delle etichette, che contiene questo testo. Poi nella parte centrale, quindi nella parte centrale del border pane, è contenuto un altro nodo invisibile che si chiama VBox. Vedete la figurina, sono scatoline messe una sull'altra. Allora, un nodo di tipo VBox fa sì che i nodi in esso contenuti si dispongono uno sotto l'altro. Quindi noi affettiamo questa cosa su tre righe orizzontali, vedete, zac, 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 posso tagliare questa figura in tre parti, e queste parti corrispondono a una griglia, no, in due parti, a una griglia e un'area di testo. Quindi VBox contiene grid pane e text area, vedete che è indentato e quindi è un contenuto. E questo grid pane è un contenitore a griglia, di nuovo un altro nodo di layout invisibile, che mi permette di disporre gli elementi in una matrice. O poi lo facciamo con calma, solo per darvi un'idea del modo di ragionare. E questa griglia contiene due etichette, due choice box che sono le tendine, le etichette sono queste due, stagione e squadra, e due bottoni che sono questi qua. In posizione 00, 01, 10, 11, cioè nei vari caselline di questa griglia. Quindi non sono io che devo impazzire a dire che questo bottone qua deve essere a 274 pixel di distanza da quest'altro e a 27 pixel di distanza dall'altro per posizionarlo. Con JavaFX non si ragiona quasi mai in termini di coordinate assolute. Si usano dei nodi di layout dicendo fai tu il tuo lavoro e mantenerle allineate a griglia. Trova tu qual è la posizione del pixel giusta sulla base della dimensione del bottone, quanto testo c'è scritto, quanto testo c'è scritto sopra, di informazioni sulle spaziature che io ti do, di margini che voglio dare, eccetera, eccetera, fai tu il lavoro. Quindi il layout in JavaFX non è simile a quello di un programma di disegno, non è come fare una brochure su carta in cui ho delle dimensioni fisse e disegno la figura, è più ancora qua dichiarativa. Dico alla libreria grafica come disporre gli elementi. E poi alla fine metto gli elementi veri e propri. Quindi dicevamo, choice box è la tendina, il button è il bottone, text area è un'area di testo grande come questa, che ha la sua scroll bar, che posso vedere, posso non vedere, eccetera. Ok, quindi costruire un'interfaccia grafica in prima battuta significa capire quali sono i controlli di cui ho bisogno, in questo caso i controlli sono 5, due tendine, due bottoni, un'area di testo, capire quali sono i contenitori, VBox, HBox, ci sarà grid pane, eccetera, eccetera, per impaginarli in modo sensato, razionale, e vabbè, poi anche delle etichette che sono
sono dei controlli anche essi, anche se in realtà non fanno niente, stanno fermi. Ok, quindi noi penseremo all'interfaccia in questo modo. Disegneremo questa interfaccia usando un programma grafico che ci permette appunto graficamente di costruire queste cose, sapendo che ognuno di questi controlli in realtà è un oggetto Java di cui potremo leggere o scrivere le proprietà. Ad esempio qui c'è un esempio, ma poi vedremo degli zoom maggiori, dei nodi con cui avremo a che fare di questa libreria. Ovviamente qua è tutto illeggibile, faccio solo notare che qui c'è una classe che si chiama control e queste qua gialle, gialline e arancioni, sono tutti i suoi figli, tutte le sue sottoclassi. Quindi sono tutti i tipi di controlli supportati dalla libreria. E alcuni, mentre invece qui c'è una zona che si chiama region, una classe che si chiama region, che ha un figlio che si chiama pane, pannello, e qua ci sono tutti i pane possibili e immaginabili. Cioè tutte le modalità possibili di annidamento, di impaginazione, di layout degli elementi. Quindi c'è una ricchezza, tutto sommato, di automatismi che apprezzeremo. Documentazione. Dove è documentata questa interfaccia, questa libreria? Allora, se vogliamo cercare delle classi, io vi ho messo questi due link. Uno è il link ufficiale, diciamo così, alla pagina della Oracle, al Java Docs della libreria che si chiama JavaFX, JavaFX 8. Tutte le classi sono all'interno di un package o di sottopackage di un package principale che si chiama appunto javafx.qualcosa. Quindi i vari controlli saranno sotto javafx.control, direi, anzi .scena.control. Se vado qui dentro vedo nell'elenco delle classi che appartengono a quel package tutte le classi, tutti i possibili controlli che posso avere, i menu, i bottoni, lo slider, cioè il numerino che va a sinistra a destra, eccetera eccetera. Poi impareremo a conoscere quelli più importanti. Poi c'è un signore che si è messo lì e ha cercato di rendere la stessa interfaccia, la stessa API, in modo un pochino più grafico, per cui ad esempio sempre qua JavaFX 8, se andiamo a vedere i controlli, anche qua c'è la gerarchia dei controlli, io posso avere, che ne so, un bottone e cliccando sul bottone mi fa vedere la documentazione del bottone stesso, così come potevo avere da questa parte. Quindi questi due sono, in realtà hanno lo stesso contenuto, sono semplicemente modalità di navigazione leggermente diverse, che contengono tutte le informazioni sulla libreria JavaFX. Quindi se abbiamo un dubbio su come cavolo si fa a preselezionare una voce da un menu a tendina, è qua che dobbiamo andare a cercare. Poi magari andare anche a cercare degli esempi da altre parti, leggiamo la documentazione, troviamo degli esempi, incrociamo e capiamo come si fa. Allora, queste cose che vi ho raccontato, quindi questa struttura dell'applicazione, come si traduce in codice? Allora, in codice si traduce con una struttura abbastanza semplice. Ogni programma che ha un'interfaccia grafica, usando il libreria JavaFX, parte da una classe principale che estende una classe madre che si chiama application. Application cos'è? È una classe predefinita nel package javafx.application. Un'application è una classe predefinita che sa già come si comporta un'applicazione grafica. Dà già un ciclo di vita all'applicazione grafica che deve partire, disegnarsi, cancellarsi, eccetera, eccetera. Il main del nostro programma, il main del nostro programma che è qua sotto, semplicemente chiama un metodo lancia, launch, che è definito nella classe madre, nella classe application. Ok? Quindi noi abbiamo il nostro programma, che è una sottoclasse di application. Application predefinita, non la vediamo, non la tocchiamo. Però il programma, quando parte, parte dal mio main, non dal main della mia superclasse. Allora, ciò che io faccio nel mio main è chiamare un metodo lancia sulla superclasse, sulla classe application. E questo fa partire l'applicazione. Il lancio dell'applicazione inizializza tutta una serie di cose che sono fatti suoi, e a un certo punto, durante la fase di inizializzazione dell'applicazione grafica,
il metodo launch chiama un metodo start. Il metodo start è un metodo che è definito vuoto nella superclasse, ma viene ridefinito nella mia classe, nel mio programma. Quindi, dal mio punto di vista, il vero inizio del programma non è nel main, ma è nello start. So che lo start parte avendo già qualcuno che gli ha predefinito un contesto. Ad esempio, vedete che il mio metodo start riceve già come parametro uno stage. Quindi, quando io chiamo il metodo launch, questo crea la finestra. Poi, ovviamente, la classe application, che è generica, non sa che cosa voglio metterci io dentro la finestra. Allora mi chiama il mio metodo start dicendo, senti, questa è la finestra che ho creato per te. Mettili qualcosa dentro. E allora io farò un po' di lavoro che culminerà con queste due istruzioni, primary stage, che è quello che ha creato l'applicazione per me, set scene, scene, cioè imposta questa scena, questo oggetto scene che ho creato io in queste righe che adesso andiamo a vedere, imposta questo oggetto scena sullo stage, quindi prendi questi nodi, la scena è fatta di nodi, prendi questi nodi e mettili nella finestra, e poi show, rendi visibile la finestra, perché finora la finestra è rimasta nascosta, invisibile. Le altre righe, le righe dalla 15 alla 22 essenzialmente costruiscono lo stage, quindi decidono che questo stage deve contenere bottone, una tendina, una finestra, una casella di testo, eccetera, eccetera. Questo lo potrei fare creando gli oggetti Java, new button, new choice box, new text area, oppure più comodamente leggendo un file che qui è chiamato seria.fxml, un file di testo in formato XML che contiene una descrizione gerarchica dei nodi da creare. E c'è una classe di utilità che è, si chiama fxml loader, che non fa altro che leggere questo file e creare la scena, che ha un nodo radice che diciamo così, sarà il punto di partenza della scena. Questo per dire che anche creare un'interfaccia complessa per noi è relativamente semplice, nel senso che io vi faccio vedere questo qua del giochino di Razzle. Il main non è più lungo di quello che c'è sulla slide, perché tutta la parte di interfaccia di Razzle è dentro questo file qua che si chiama razzle.fxml. Come è fatto questo file? E beh, dice un file di testo che adesso apro qui, che contiene dei border pane, che contiene dei vbox, che contiene degli hbox, che contiene dei grid pane, contiene dei nodi. È chiaro che anche così è un po' scomodo da creare, quindi ciò che faremo noi è di editare questi file, e poi domani vediamo meglio, con questo programma SimBuilder che vi ho fatto installare, che è, questo non è il mio programma, è lo SimBuilder che ha aperto il file fxml che contiene la descrizione della mia interfaccia. Qui c'è la gerarchia dei nodi di questa interfaccia, che ha richiesto tanta pazienza per essere creata qua dentro. Quindi noi graficamente, se volessimo cambiare qualche cosa, andremo a modificare, no? Qui possiamo aggiungere, che ne so, non so cosa serve, ma aggiungiamo un altro bottone. Qui sulla sinistra ho la libreria dei componenti, prendo il bottone e lo inserisco qua, ad esempio. E questo va a modificare questo file fxml che il mio main andrà a leggere per costruire l'interfaccia grafica. Quindi l'aspetto estetico di un'interfaccia grafica in un programma per noi significa semplicemente aprirsi in Builder e metterci dentro i contenitori di layout e i controlli che ci servono. Poi salviamo questo file fxml e con una riga del main
che è questa qua, load, cioè queste due righe, la libreria JavaFX legge il file XML e ci crea la finestra. Vabbè, poi le altre sono... di fatto il main non lo toccheremo mai. Tutto il cuore del programma non sta, o la difficoltà non sta nel creare l'interfaccia grafica. È un lavoro a 5 minuti. Sta nel decidere che cosa deve fare il programma quando l'utente interagisce con l'interfaccia grafica. Quando io clicco su risolvi o quando clicco su crea nuova partita e devo dirglielo io cosa fare quando l'utente clicca su quel bottone. Non sta nel me, tutto il resto del programma sta nelle reazioni che il programma deve avere alle azioni dell'utente. E da domani cominceremo a vedere come programmare queste reazioni, dove dobbiamo andare a scrivere attraverso la classe controller. Questo è solamente un flash per non spaventarci di fronte alle interfacce grafiche. Domani cominceremo a fare qualche esercizietto, qualche semplice esempio.